sed vereor, ma temo, ne Catilina de pecunis repetundis damnetur, che Catilina, ne Catilina, sia condannato damnetur de pecunis repetundis per concussione. Catilina, propretore in Africa nel 67, aveva abusato del suo potere come governatore della provincia per richiedere somme di denaro non dovute, di cui l'espressione de pecunis repetundis sul denaro da reclamare, da restituire. Si absolutus erit le tabor quod ille coniunctior nobis erit in ratione petitionis. Se sarà assolto, si absolutus erit, mi rallegrerò le tabor quod del fatto che, cioè sarò molto contento che, ille coniunctior nobis erit, che lui sarà più unito a me, coniunctior in ratione petitionis, nell'impostazione in ratione della campagna elettorale petitionis. Catilina, figura di spicco nella scena politica dell'epoca, poteva essere un temibile avversario che Cicerone evidentemente voleva farsi amico. Tuo adventu nobis opus est maturo. Alla lettera. Nobis, per noi, dativo, opus est, c'è bisogno, tuo adventu, ablativo, del tuo ritorno maturo, tempestivo, cioè ho assoluto bisogno che tu ritorni al più presto. Nam me tuo ne familiares tui, nobiles homines, adversarii, onori nostro sint. Infatti temo che, me tuo ne, i tuoi amici, uomini nobili, quei nobili dei tuoi amici, familiares tui, nobiles homines, si oppongano, adversarii sint, onori nostro, alla nostra carica, alla nostra candidatura, alla mia candidatura. Era la prima volta che Cicerone presentava la sua candidatura al consolato. Egli era ostacolato dalla classe senatoria, dai nobiles homines citati nella lettera, non solo in quanto homo novus, ma soprattutto perché 10 anni prima, nel 70, aveva costretto all'esilio Verre, rappresentante della classe senatoria. Pertanto Cicerone non solo ha bisogno di avere Catilina dalla sua parte, ma deve servirsi di Attico e della sua rete di conoscenze per conciliarsi le simpatie degli optimates. Illud maximo usui mii erit, questo illud mii erit sarà per me maximo usui di grandissima utilità. Quod tu Rome eris adeorum voluntatem conciliandam, che tu sarai a Roma, quod tu Rome eris ad eorum voluntatem conciliandam, per conciliarmi le loro simpatie. Quare Januario ineunte ut constituisti cura ut Rome sis. Perciò quare vedi di essere cura ut sis a Roma, Rome, ut constituisti come hai stabilito entro gennaio, all'inizio di gennaio, Januario ineunte.